Siamo partiti dal teschio perché siamo qui con i pirati, ho anche un po' paura perché sono circondata da Capitan Uncino di Peter Pan. Il passo è breve perché il regista è sempre Maurizio Colombi e questa volta dirige Pirates, dico bene? Pirates. Quindi presentatevi, a parte che siete tutti bellissimi, e io sono in soggezione per questa cosa, abbiamo una bellissima piratessa, ecco. E quindi io direi, Mary Dima, tu che sei l'unica femminuccia per ora qui, presentati, io ti ho già visto in We Will Rock You, ti ho visto, sei una cantante bravissima e lo sai, che parte fai qui? Dunque, qui faccio Serpe, una piratessa un po' birichina, e non aggiungo altro perché verrete sicuramente a vederci, ecco. Salvo Vinci, ciao! Sì, lei è molto concisa. Tu vuoi dire qualche parola in più? Lui era il nostro gallo, Galileo di We Will Rock You, e adesso questo ruolo è ancora rock oppure non è più rock? Ma questo ruolo è abbastanza rock, devo dire, perché il mio personaggio Capitone, che è l'assistente del capitano, si destreggia cantando dei pezzi abbastanza forti ed ha un ruolo chiave nello spettacolo perché comunque convince il capitano a fare una scelta molto importante nello spettacolo. Non anticipiamo naturalmente la trama. Però è un personaggio brillante, molto divertente, canta delle bellissime canzoni, quindi sono orgoglioso di farlo, mi piace, mi diverte. Dai Queen a? Dai Queen a James Brown, un pezzo, insomma ci sono dei pezzi abbastanza tosti pure qua, molto, molto belli. Poi sono stati riarrangiati, c'è stata una cura molto attenta agli arrangiamenti e quindi abbiamo fatto un bel lavoro e divertente. E invece di qui abbiamo l'ex bestia Roberto Rossetti, ciao, è ancora una bestia, e qui sei bestia o che cosa sei? Qui sono il capitano della corona inglese. Non il capitano delle guardie del re, assomigli un po' a un Febo tu, Sì. Sì, assomigli. Cuore in meno. E vedi, ci siamo, l'avevo detto, e invece sei? Sono il capitano Jack, sono agli ordini di Max Colonna, il comodoro della corona inglese. Eh sì, proprio te. È un personaggio che cambierà nell'arco dello spettacolo, si aprirà al sentimento che muove il mondo, l'amore. Quindi... Wow, quindi le tue canzoni come sono? Brian Adams, oh. E poi dai, non diciamo altro. So. Wow, okay. Mi sta sciogliendo. Abbiamo un altro ex We Will Rock You, che è un altro Salvo, questa volta Salvo Bruno. T'ho visto anche nel ruolo di Babbo Natale, ti ricordi? Non volevamo dire, ma tra bestia e Babbo Natale abbiamo un po' di tutto. E invece tu, in questo caso, scusa, ti passo allegramente di qui. Chi sei? In questo caso sono un altro cattivello, diciamo, sono quello che non si vuole far portare dentro da un po' da quello che è il sistema che verrà poi pian pianino sviluppato nel musical. Sono l'ammiraglio green, verde, diamo anche qualche accenno proprio perché poi la gente che verrà a teatro capirà le suddivisioni, non dico politiche, però insomma ci sarà un attimino qualcosa da interpretare all'interno della storia. Sono un cattivo che comunque vuole arrivare al nocciolo della questione e quindi arricchirsi, trovare il tesoro per passare il resto della propria vita tra successi e onorificenze. Anche qui si cantano dei brani bellissimi da Stevie Wonder a tanto altro, e quindi venite a vederci, insomma, che è una cosa molto bella. Tra l'altro mi alleo col capellone qui accanto, per cui facciamo una bella coppia prima e dopo la cura. Prima e dopo la cura, si vede. Io ti conosco. Il capellone, no. Tu sei stato, sì, la mia prima intervista per Play TV, vero? E adesso qui? Allora, io adesso qui... Paolo Barillari, diciamolo. Va bene, Paolo Barillari in questo caso diventa Black Bart, il corsaro nero, che è un personaggio che è leggendariamente molto, molto elegante, molto cattivo, molto insomma leggendario, che in questo spettacolo ha anche un po' una verve comica, quindi oltre ad essere un personaggio straordinariamente rock, sia per i brani che canta, sia per il modo in cui si pone all'interno della storia, si allea con l'ammiraglio Green per la ricerca del tesoro di Scorpion Bay, canta brani sempre molto rock, sempre molto duri, ma... Che so che ti piacciono, tra l'altro. Eh beh sì, effettivamente devo ringraziare Maurizio che mi dà sempre questi ruoli dove posso sfogare tutta la mia aggressività e dove posso anche sfogare la mia vena comica, comico-ridicola, perché ci sarà una trasformazione di questo corsaro nero che a causa di un suo
di fettuccio di programmazione si metterà a diventare molto ridicolo, ma ovviamente non anticipiamo altro, ho già detto troppo. Russa come Pinocchio, no? No, però vabbè, non dirlo. Ha delle sue credenze particolari che lo porteranno a essere molto ridicolo all'interno della storia. Nel senso di mobili, no? Sì, sì, nelle credenze, nel senso di mobili, questa tagliala, ti prego, è terribile. Vabbè, comunque basta, abbiamo già parlato troppo. E andiamo a questo altissimo, una colonna praticamente. Massimiliano Colonna, oggi sono così, oggi è battutona. Guarda, non ci arrivo quasi, tu chi sei? Io sono Morgan, interpreto Max Colonna sul palco. Ah, un attimo di crisi di identità, sì. Forse è il contrario. No, la fortuna e il piacere di vivere almeno per qualche ora la vita di Henry Morgan, che tutti noi conosciamo sicuramente, a parte la storia vera, anche per essere stato citato in una delle novelle mitiche di Emilio Salgari, dal quale i nostri autori hanno ispirato questa bellissima storia di amore e guerra e di abordaggio. Ha già la voce da pirata comunque, avete sentito? Si è svegliato male questa mattina quest'uomo. No, è semplicemente la uccidine. E invece cosa canti? Io ho il piacere di cantare questa volta, uscendo dall'ultimo lavoro che è stato quello di Queen, We Will Rock You, che noi tutti amiamo, cantando i pezzi di Freddie. Questa volta saltiamo a Otis Redding, John Lennon, e ci tengo a dire questa cosa, che c'è una cover, un arrangiamento fatto da Procacci su Imagine, che è una vera chicca, non ve la perdete. Tra l'altro Imagine è una canzone che si può cantare piano e voce soltanto. Appunto, noi canteremo piano, Unplugged, piano e anima. Oh. Quindi dopo questa poesia, torniamo a essere pirati. Fate un saluto piratesco invece di questa anima nel cuore, eccetera. Qualcosa di... Piratesco? Sì, piratesco. Ci siamo lasciati sull'isola che non c'è, con questo spettacolo Peter Pan che sta girando l'Italia, e adesso siamo a Pirates e c'è ancora un'isola che non c'è, un'isola dove tutto è bello, è vero? È vero, perché nasce da questa cosa, questo spettacolo, Pirati, perché è una chicca che nessuno sa e ve la do in anteprima. Ma noi sappiamo. L'isola che non c'è in realtà è esistita veramente. Poi James Matthew Barry, scrivendo Peter Pan, ha preso spunto da quest'isola che era Charlestown, che era un'isola nel 1700, che era veramente come l'isola che non c'è, senza parità di religione, senza schiavismo, parità di sesso. Per cui da lì l'autore prese spunto per scrivere Peter Pan. E noi siamo andati ancora prima di Peter Pan e raccontiamo la storia dell'isola che non c'è, dell'isola vera, di quella che c'è stata veramente. Quindi l'idea ti è venuta da lì per fare questo spettacolo? Sì, da qua. Non lo sapevi neanche tu questo? No, questo non lo sapevo. La Silvia sa sempre le cose in anteprima, ma questa l'ho scappata. So che tu hai sempre avuto comunque la passione dei pirati, perché quando potevi anche in Peter Pan salivi sul palco a fare un cino, vero? Certo, e non è, lo faccio ancora, lo voglio fare ancora. Adesso appena riesco a dare un po' di Gutalax a Pietro Pignatelli. Questa è cattivissima. Prendo il suo posto. No, non posso sostituirlo perché è troppo bravo. Ieri sera l'ho visto, stupendo. Hai un cast molto ben assortito, con una vocalità molto bella tutti insieme, alcuni li conosci già perché vengono da We Will Rock You, come li hai scelti? Poi Luisa Corna in testa ovviamente. Certo, la selezione è stata difficile per Pirati, perché non è un cartoon come Peter Pan o uno spettacolo musicale dove escono le voci come We Will Rock You. Pirates è nuovo. È uno spettacolo scritto da zero, per cui ci siamo inventati questa storia facendo dei riferimenti storici sull'isola che non c'è, su Barbanera, e abbiamo dovuto trovare dei personaggi che fossero bravi artisticamente, ma che però potessero rappresentare sul palco queste figure storiche e un po' inventate, un po' storico, tipo il Corsaro Nero inventato da Salgari, però Barbanera, Barbarossa, Morgan, tutti questi pirati sono esistiti veramente e avevano caratteristiche completamente diverse. Le riproponiamo, ma la vera cosa difficile è stata mettere insieme le canzoni. Ci sono quasi 50 canzoni fra i successi più grandi nel mondo, riarrangiati e risuonati per poterli rappresentare dal vivo in teatro, e sono, per cui lo spettacolo sembra di averlo già visto, no? Sembra un classico, un evergreen, sembra uno spettacolo di Broadway già vissuto, in realtà è totalmente nuovo. E in scena c'è anche una band, ricordiamola. È suonato dal vivo, cosa che ormai capita sempre meno spesso qui in Italia per le produzioni italiane. Non siamo una produzione americana e inglese, però ci permettiamo di avere una band di 6 elementi e non solo, una band che si chiama Trolls, perché è diretta da Pino Scarpettini, che è il fondatore, il primo fondatore dei Trolls. E tu ti senti quale pirata in realtà? Uncino oppure Barbanero Morgan? Beh, se io dovessi farei
uncino, anche se Morgan è estremamente affascinante, lo fa Massimiliano Colonna, per cui sono diversi pirati, c'è il Corsaro Nero che è comico, che lo fa Barillari, c'è Barbarossa che lo fa Mario Botteghi, che è un pirata cattivissimo, spagnolo. Lo spettacolo ha un sacco di cose particolari, il cast è eterogeneo, è molto strano, è molto diverso, è uno spettacolo che coinvolge tanto il pubblico, per cui si capovolge, c'è una satira politica che vedono gli adulti e i bambini, no, i bambini sono sul palco alla fine dello spettacolo, lo spettacolo inizia prima ancora che si apra il sipario, è uno spettacolo molto particolare, penso che sia una novità in teatro, per cui dovete venirlo a vedere. Grazie Maurizio. Ciao, grazie a te Silvia.
siamo con la bravissima e bellissima Luisa Corna, grazie. Che già abbiamo sentito cantare, quindi sappiamo che oltre a essere un'attrice straordinaria di fiction, di cinema, sei anche una bravissima cantante. E qui sei... Che bei complimenti. No, ma è vero, perché ti ho visto, quindi è tutta una cosa molto sincera, perché ti abbiamo sentito anche adesso nel promo dal vivo, con la musica messa al computer, e quindi direi che la voce c'è ed è molto bella. E sei Angelica in sì, questo esatto. bellissimo spettacolo. Sì. Come sei arrivata a fare questo ruolo? Ma è stato grazie a Maurizio Colombi, è una sceneggiatura che ha scritto lui quest'estate, me l'ha proposta e devo dire che mi aveva affascinato moltissimo il ruolo in sé e poi un musical tutto italiano, perché spesso comunque sono dei format stranieri che provengono dall'estero, ovviamente poi rivisitati in italiano, però il fatto che sia totalmente italiano, questo penso che sia una cosa importante. È divertente, mi sembra coinvolgente, vabbè adesso dovremo ancora debuttare, ma la cosa bella è che ci sono anche delle canzoni, anzi dei brani storici, sia internazionali, nazionali del passato, che vengono rifatti un po' alla maniera di Moulin Rouge. Quindi con questi arrangiamenti completamente rivisitati, dove parte un brano, ne inizia un altro, ritorna lo stesso brano, sono due o tre brani insieme. E ho trovato una cosa molto affascinante, oltre alla storia in sé. Quindi tu ti senti più Roxanne o più pirata? Io in effetti sono la figlia del comodoro inglese, vengo rapita da Barba Nera e vengo portata su quest'isola Scorpion Bay, che è un po' l'isola diciamo che non c'è, dove tutto è meraviglioso, dove c'è uguaglianza in tutti i sensi possibili e immaginabili. Se non che vengo affascinata, capisco che questo è in realtà il mio mondo e decido di voler essere una pirata. Io un pochino con Angelica mi ci ritrovo, sì. nel senso che poi alla fine vedo che siamo alla ricerca sempre di tante cose, ma poi quello che forse abbiamo bisogno sono le cose semplici, tornare ai valori semplici della vita e trovare dentro di sé una vera serenità, insomma perlomeno provare a cercarla. Quindi è uno spettacolo che è sì tanto divertimento ma anche con un messaggio? Sì sì assolutamente, in realtà quest'isola di Barba Nera è esistita, era Charlestown, era un'isola diciamo anarchica dove però tutti i pirati quando rubavano i bottini, i tesori dovevano portare tutto su quest'isola e c'erano delle leggi fatte da Barba Nera, però era tutto come posso dire molto libero, leggi dure quando era necessario però tutto molto libero. Ed era comunque un mondo affascinante. Ora, democratico? Anche, diciamo, quando erano tosti però erano belli tosti, cioè se rubavi ti tagliavano una mano, punto. Ecco, quindi, non lo so, ci sono delle cose probabilmente affascinanti, altre decisamente meno. Ma la cosa bella è che è tratto comunque da anche storia reale. Quindi c'è stata veramente una ricerca di fatti storici, mista naturalmente a quella che è poi la parte romanzata. E com'è stato lavorare con Maurizio Colombi, che lui è reduce dall'isola che non c'è, perché c'è Peter Pan dall'altra parte che gira l'Italia, e quindi come ti ha diretto? Lui è stupendo, devo dire che è bravissimo, infatti la prima cosa che mi ha affascinato è il suo entusiasmo nel propormi questo progetto, mi ha coinvolto e poi lui è un regista ma è anche un meraviglioso attore, è bravissimo e quindi lavorare con lui diventa tutto più facile, perché nel momento in cui ti spiega una scena, cioè non te la spiega, te la fa vedere, quindi è diverso. Grazie Luisa. Grazie.